Festa di primavera a The Spot che con questo evento dà inizio ufficialmente alla nuova stagione. Una giornata che costituisce preludio ad una intensissima stagione. Contentissimi per di nuovo stare qui, offrire il nostro servizio, il nostro veramente sacrificio, tutto quello che è il nostro lavoro, ai nostri ragazzi, alla nostra community. Siamo prontissimi, l'ennesima estate qui a The Spot, siamo alla terza stagione qui nel nuovo skatepark e non vediamo l'ora di fare eventi e di far conoscere la nostra struttura a più persone possibili, visto che Ostia, come diciamo da sempre, offre tante offerte di divertimento e questo skatepark è un po' uno dei simboli di questa zona che offre tanto divertimento e tanta gioia a tanti bimbi. Nell'esplorare sempre il mondo urban e nel crescere in questa attività lavoriamo su tanti settori, specialmente quello del breaking, del breakdance che andrà anche a Parigi nelle prossime Olimpiadi, lo skate ovviamente è roba nostra. Partiremo molto sul basket 3 contro 3 e si finirà anche col monopattino, in quanto poi a settembre ci sarà il mega evento di World Skate e siamo felicissimi. Da quando è aperto The Spot la comunità si è sempre allargata e la risposta ogni volta che facciamo gli eventi è sempre maggiore, sono delle domeniche di festa, diciamo, praticamente. E coinvolgono poi un po' tutti, perché vedo ragazzi piccoli, oggi anche qualche adulto. Sì, esatto, infatti nell'ultimo periodo la cosa più bella è che si è avvicinata allo skate sempre un pubblico più grande, diciamo, dai 40 in su, e qui si può fare in tutta sicurezza, lo sperimentano, vedo che lo comprendono con felicità e continuano, meglio dei bambini tante volte. Un'estate dunque densa di divertimento e di avvenimenti che culminerà a settembre con il campionato del mondo di skate. Da Ostia per Canale 10, Alberto Dabbè.